corsi di corsa sopra una pista d'aria. Igor Derovanesyan dell'Unione Sovietica è terzo con 8.04. Ralph Boston, uno studente di chimica del Tennessee, vincerà la gara con 8.12. In tribuna qualcuno osserva questo salto con un'ansia particolare. È Jesse Owens, il vincitore di Berlino 1936. Boston ha cancellato il nome di Owens dal registro dei records. Con 8.21 gli aveva già tolto il primato mondiale. Oggi gli strappa sotto gli occhi anche quello olimpico. C'è un altro americano in gara, Robertson, immerso in una concentrazione intensa, perfino angosciosa. Salto triplo. Oggi si vola. Ecco Ira Davis, l'americano, che salta, si ferma e salta. Hop, stop and jump, come si dice da loro. Il polacco Schmidt, primatista mondiale, agile come un leopardo cacciatore, conquista con 16.81 il titolo e il record olimpico. Invano Davis cerca di superarlo. Per i 110 ostacoli occorre